Siamo lodati Gesù e Maria. Allora amici, un po' di attenzione, l'hai sentito bene? Oggi abbiamo un bellissimo Vangelo, l'episodio dei discepoli di Emmaus. Focalizziamo. Questi due discepoli, avete visto che all'inizio non riconoscono Gesù. Ci avete fatto caso? E come mai non riconoscono Gesù? Perché loro lo conoscevano Gesù. Avete visto che non lo riconoscono. Secondo voi, che era successo? E poi soprattutto quando è che lo riconoscono? Forza ragazzi. Lo riconoscono quando spezza il pane. Oh, nello spezzare il pane, che significa lo spezzare il pane? Dico, prese il pane, rese grazie, pronunciò la benedizione e lo spezzò. Vi ricordano qualcosa queste parole? Che vi ricordano? Oh, ma io le dico queste parole secondo voi? Le dirò tra poco? Quando prendo l'ostia, prese il pane, rese grazie per la benedizione, lo spezzò, lo dite ai suoi discepoli. Quindi lo riconoscono quando lui compie il gesto che si fa, quando noi celebriamo la messa. Quindi attenzione, loro conoscevano Gesù, lo incontrano risorto, non lo riconoscono e lo riconoscono a messa. Giusto? Dice questo, ma come sbagliato. E prima che avviene questo fatto, cosa fa Gesù? Gli spiega tutte quante le scritture, gli dice guarda che nell'Antico Testamento c'era scritto che io avrei dovuto soffrire, che sarei stato flagellato, che sarei stato crocifisso e che sarei risorto. Come mai che voi le conoscete queste cose e state tutti così in crisi che non ci avete creduto? Punto interrogativo. Ora proviamo un attimo a pensare, perché il Vangelo di oggi, il messaggio è questo: l'importanza fondamentale della messa per incontrare Gesù risorto. Pensate a come è fatta la messa. Qual è la prima parte della messa? Si chiama la liturgia della i grandi parola, cioè si leggono due letture, poi si legge il Vangelo e poi il sacerdote come Gesù cerca di spiegare, ok? Dopodiché noi rispondiamo, facciamo un bel credo, cioè noi ci crediamo, e dopodiché inizia la seconda parte della messa, cioè la liturgia si chiama eucaristica, dove succedono due cose: si rinnova il sacrificio della croce, quando il sacerdote consacra e alza l'ostia, dovete immaginare che è la croce di Cristo che si alza, la stessa cosa con il calice, e si compare la comunione. Domanda, piccoli e grandi: è più importante la prima o la seconda parte della messa? Come? Ci deve essere un boato, capito? Come allo stadio deve stare. La seconda, è chiaro, perché la prima prepara la seconda. Perché certo la parola di Dio è importante. La seconda parte noi stiamo di fronte a Gesù in persona. Quindi oggi, in 5-6 minuti, facciamo un pochino di ripasso per piccoli e grandi come si partecipa bene alla Santa Messa. Proprio barba e parrucca. Allora, numero uno, a messa si arriva un po' prima. Quando comincia o in ritardo? Un po' prima? Sarebbe una cosa un po' scortese arrivare un po' in ritardo senza che ci sia un motivo grave. Chiaro che se io all'ultimo momento ho avuto un problema e arrivo un po' tardi, quindi si arriva un po' prima, diciamo che proprio al massimo 5 minuti prima, in modo tale che uno entra in chiesa, stacca la spina e si prepara, no? Voi sapete, una volta si diceva che per partecipare bene alla messa ci vuole un'ora di preparazione. Qui prima della messa, come sapete, piano piano abbiamo imparato a dire il rosario. Sapete perché si dice il rosario prima della messa? Perché il rosario, dire chi c'ha tempo di venire mezz'ora prima, se dice il rosario prima della messa è tanta roba. Quindi si prepara meglio a vivere la messa. Comunque bisogna arrivare puntuali, ok? A meno che non ci siano, ecco. Però capite, ci sono a volte dei vizietti che uno arriva in ritardo sistematicamente, ci sono i ritardatari nati. Questo è un problema che bisogna risolvere, ma con la messa bisogna proprio risolverlo urgentemente, perché è una cosa molto scortese nei confronti del Signore. Poi è chiaro che durante la prima parte della messa non serve tanto, bisogna semplicemente starci con la testa, quindi ascoltare quello che viene detto e cercare di assimilare. Pregate sempre che i sacerdoti facciano delle buone spiegazioni dell'omelia, perché in questi 10 minuti molto spesso e volentieri
si gioca la formazione dei fedeli, perché non sono tanti i fedeli che al di fuori dell'omelia domenicale dedicano tanto tempo all'approfondimento della parola di Dio. Quindi pregate che i sacerdoti usino bene questi 10 minuti. Una volta a Borgo San Michele venne uno a dirmi: meno male che ci stanno sti 10 minuti, padre, dico, perché... Quindi pregate sempre perché possano essere utilizzati bene. Oh, poi però arriviamo alla cosa più importante, che è la seconda parte della messa. Numero uno, quindi atteggiamenti del cuore. Quando io stendo le mani e invoco lo Spirito Santo, che bisogna fare? Adesso i piccoli stanno cominciando a imparare. Come si assiste al momento in cui Gesù scende e immola il suo sacrificio? Come bisogna stare? In ginocchio. Allora, amici cari, vi dico subito, per piccoli e per grandi, se uno non ha un motivo grande per non stare in ginocchio, tipo che ha veramente, che ne so, un'ernia, oppure c'ha un problema, che ha la condrite rovinata, le cartilagini, se c'è le cartilagini rovinate, stare in ginocchio, se sei un eroe, soffri, però diciamo sei giustificato. Altrimenti, io vi dico, è un'irriverenza grave, non indifferente. Io, sapete, come diceva Santa Bernardetta, il mio dovere di parroco è dirlo, perché poi quando vi ritrovate dinanzi al nostro Signore, se avete fatto questa cosa, ve fa correre, se non ve la dico, me fa correre pure a me. Se voi almeno me date retta, io ve l'ho detto. Sapete che il buon Padre Pio, non so come faceva, perché ai tempi di Padre Pio si celebrava ancora rivolti verso... lui ci aveva forse gli occhi dietro, perché... quando qualcuno non stava in ginocchio, c'era silenzio assoluto nella messa antica, si sentiva la voce del Padre Pio imperiosa, questo per prepararci al pellegrinaggio che faremo tra un po'. In ginocchio! E guai! Cioè, se tu ti giravi la messa del Padre Pio, c'era proprio un livellamento universale, nessuno si azzardava. Vabbè, lì c'era anche il segno straordinario, però insomma... era Cristo crocifisso mentre celebrava la messa. Però pensiamo anche alla messa di Padre Pio, anche in preparazione al pellegrinaggio, perché la messa di Padre Pio è ciò che avviene in ogni messa. A me non mi vengono le stigmate, ma il sacerdote che consacra in quel momento non è che rappresenta Cristo, è Cristo che dice attraverso di lui. Noi stiamo sotto la croce. Immaginate se uno assiste alla consacrazione che si mette seduto, sta in piedi o sta con la testa per aria o chiacchiera. Capite che è una cosa seria. E cercare con il cuore di starci, quindi è un momento in cui il tempo si ferma, si stacca la spina. Ok? Finita la consacrazione, si prepara la comunione e veniamo alla comunione. La cosa più importante per la comunione qual è? Quando è che si può fare la comunione? Ragazzi del catechismo, se no vi rompo le ossa. Dopo la confessione. Quindi oggi c'è stato questo brutto vizio, ve l'ho già detto, di accostarsi troppo frettolosamente alla comunione senza essersi confessati, che è la cosa più grave. Ok? Quindi è chiaro che confessarsi se uno ha commesso dei peccati rilevanti. Ma un peccato rilevante molto frequente che pochi pensano che sia grave, qual è secondo voi? Un peccato grave che pochi pensano che sia grave, che pensano che sia non fa niente? Non andare a messa la domenica. Se uno apre il catechismo della Chiesa Cattolica, non andare a messa la domenica, perdonatemi se vi dico sempre le stesse cose, però l'aria di sermoneta, vedete com'è, è un peccato grave. Non è come se io oggi a pranzo, siccome è domenica, mangio un po' di più. Che domenica bisogna, non si può concedere qualche licenza, quindi fare il peccatuccio di gola, non è così, è una cosa grave. Ma l'altra cosa molto importante è l'accostarsi alla comunione, quindi il gesto dell'accostarsi alla comunione e quello che facciamo dopo la comunione. Qui attenzione ragazzi cari, perché qualche uccellino, ma sarà un uccellino che dice le bugie, spero, mi dice che a volte qualcuno di voi dopo la comunione chiacchiera, oppure si mette a ridere, a fare qualcosa del genere. Speriamo che gli uccellini dicano le bugie, giusto? Chi lo sa? Mo se poi se vengono a confessare non gli do la soluzione, perché se dicono le bugie. Ma è una cosa bella questa qui, secondo me, cioè, capite, no? Noi abbiamo nel cuore non una caramella, abbiamo nel cuore, che io capisco che è difficile prenderci,
abbiamo nel cuore il nostro Signore Gesù Cristo. L'ostia non è un simbolo, è Dio. Ecco perché vi ho sempre raccomandato, ve l'ho ridetto anche quest'anno, lo ripeto perché forse ancora qualcuno sarebbe meglio che capisse, il modo con cui noi riceviamo la comunione è importante per ricordarci che stiamo a ricevere Dio. Voi sapete che dovunque vado, quando distribuisco la comunione, c'è sempre l'inginocchiatoio. Vi ho raccontato uno dei pochi giorni di gloria che ha vissuto Don Leonardo. Oggi facciamo un peccato. Uno dei giorni di gloria dell'esistenza terrena di Don Leonardo. Mi si inginocchiatoio a Borgo San Michele, perché c'era qualcuno che segna a fare la comunione e si mette a così, dico, poraccio questo, insomma. No, viene in ginocchiatoio, io di sale della gente, dico, nessuno è obbligato, dico, però chi vuole prendere la comunione in ginocchio lo fa. 2 mesi dopo, era Papa Benedetto XVI, il Papa dice, io non distribuirò più la comunione nelle mie messe se non con il ginocchiatoio. Sono uscito davanti e dico, ragazzi, scusate, cioè, il Papa mi ha copiato, cioè, mi dispiace, ma l'ho fatto prima io, quindi sono arrivato prima io, quindi ho vissuto il mio giorno di gloria così, no? Questo gesto non è, nessuno è obbligato, ma voi capite, se uno pensa, è Dio, e siccome è difficile pensare che un pezzettino di ostia così, ragazzi, è facile per voi pensare che in quel pezzettino di ostia c'è Dio da Dio, tra poco diremo luce da luce, Dio vero da Dio vero, Gesù Cristo in persona, come fa a stare un pezzetto di pane piccolo così? Non lo sa nessuno, lo sa. Allora, quel gesto mi ricorda, perché io mi metto in ginocchio solo davanti a Dio, non davanti agli uomini. Evitare di prendere la comunione in mano, anche se oggi è consentito, ma non vi dico, ieri dicevo che 3 anni fa stomeria la facevo ai muri, perché 3 anni fa ancora stavamo tutti quanti catabuia, e quindi l'omelia della terza domenica di Pasqua la facevo a queste belle mura, e poi c'era una persona che stava facendo lo streaming, non come oggi che ho di più, ma perché c'era nient'altro. Ecco, adesso non è più così. Prendere la comunione in mano è la forma peggiore. Primo, perché non ci aiuta, prima a ricordarci che stiamo dinanzi a Dio, non ci aiuta a distinguere il pane divino dal pane ordinario, perché io con le mani prendo il pane che prendo a tavola, lo metto in bocca da solo, lo prendo da solo, manca anche il segno del ricevere il pane divino dal ministro di Dio, capite? Sono delle cose importanti, non sono essenzialissime. Adesso, chi vuole fare diversamente ha la facoltà dalla Chiesa di poterlo fare, faccia come. Però c'è anche un altro pericolo, che se ti rimane un frammentino di ostia o sul palmo della mano o sulle dita, che fine fa? E tu non te ne accorgi? Ci credete voi che un frammentino di ostia, di cui una volta feci vedere alle persone per fargli capire questa cosa, avete visto? Scusate, faccio un pochino di teatro, però per farvi capire queste cose è importante, no? Questa si chiama la pisside, non è consacrata, era consacrata durante la messa, quindi la posso prendere tranquillamente. Qui dentro ci stanno le ostie. Se voi vedeste, quando finiscono le ostie, qui dentro bisogna purificarla, perché ci sono tanti piccoli frammentini bianchi. Se volete, guardate, oggi faccio il cinema, perché una dovrò purificarla, perché ce ne sta un'altra nel tabernacolo. Se volete faccio un giro, e se non ci vedete ve lo faccio vedere. Ci sono tutta quanto una serie di frammentini di pane bianco. Non è che qualcuno li ha staccati, quelli si staccano automaticamente, perché per quanto le ostie che fanno e che io compro sono fatte con la massima cura possibile, è possibile che siano cose di questo genere. Tu sei disposto a rischiare che te casca un frammento per terra? E che fine fa quel frammento? Non si vede. Ma se qualcuno ci passa sopra un frammentino piccolo di ostia, ha calpestato un pezzo di pane o qualche altra cosa? Ha calpestato Dio. È così, non è facile crederci che un frammentino di pane piccolo così ci sia Dio, ma è così, la fede cattolica è questa. Dico, vale la pena rischiare una cosa di questo genere? Secondo me no. E tutte quante queste cose ci aiutano a capire che stiamo ricevendo Gesù. Così, dopo che ho fatto la comunione, quando si torna a posto, io ho sempre un consiglio. Consiglio sempre di abbassare le palpebre, perché se noi chiudiamo gli occhi
meno difficilmente ci distraiamo e almeno per 2-3 minuti stiamo a contatto diretto con il Signore, perché voi pensate che il nostro Signore entra dentro di noi e tu che fai? Io vorrei essere tanto una mosca che entra dentro le coscienze, ma voi che fate dopo che avete giocato la comunione? Perché qualcosa bisogna fare. Che gli dite al nostro Signore? Qualcosa bisogna pure dire, no? Buon benvenuto, ti voglio bene, grazie per quello che mi hai dato, chiedegli qualcosa. Poi c'erano i grandi santi che entravano in estasi, piano piano salivano queste cose qui, però almeno quei 5 minuti, voi sapete che io ho la tradizione che dopo la messa faccio un po' di preghiere con tutti quanti voi, è Ave Maria, la Salve Regina, un sottolo di protezione, una preghiera a San Michele e una a San Giuseppe. Perché? Perché così ringraziamo insieme il Signore, non è anche quella, non è obbligatoria. Tant'è vero che la domenica, siccome c'è qualcuno che sa, non voi, però c'ha, pare che sta sulla graticola, quindi vedrò ad andarsene, ho detto al coro fate prima il canto finale, così chi se ne vuole andare se ne va, perché obbligare le persone non è mai una cosa bella. Però ai bambini glielo ho detto, rimaniamo, anche perché la presenza di Gesù nel nostro cuore, sapete quanto dura? Dura circa 15 minuti da quando ho fatto la comunione, perché ci vuole il tempo che si dissolva la specie dell'ostia. Se tu esci dalla messa 5 minuti dopo, sapete che succede? Che l'angelo custode vi segue inginocchiato, cioè sta inginocchiato e con le mani davanti agli occhi, che secondo gli occhi dice questo è matto, che si porta a spasso Gesù Cristo. Capite? Quindi questo è un piccolo gesto, perché tu fai la comunione con calma, poi io devo purificare, poi c'è la preghiera finale, poi la benedizione, poi le preghiere. L'ideale sarebbe sostare un po' di tempo nel ringraziamento, però se uno fa tutte queste cose a 15 minuti ci siamo quasi arrivati, quindi almeno non c'è il pericolo che ti porti a spasso Gesù Cristo. Ok? Questo perché la nostra partecipazione alla messa e alla comunione sia una cosa che veramente ci santifica, perché se queste cose le facciamo in maniera sciatta e scellerata, che frutti producono? Chiudo. Sapete che diceva il santo curato d'Ars? Per diventare santo basterebbe una messa e una comunione fatte come Dio comanda. Domanda: quanti santi conoscete? Io non tantissimi. Ma che significa? Che una messa e una comunione come Dio comanda forse non l'abbiamo vissuta mai, perché non è una cosa scontata. Forse non l'ho mai vissuta manco io, ce l'ho detto pure io. Non è una cosa tanto scontata. Però perché tutto il bene che il Signore ci porta attraverso questa, che è la cosa più importante. Padre Pio diceva, se tutti capissero che alla messa ci vorrebbero i carabinieri tutti i giorni, non solo tutte le domeniche a fare servizio d'ordine, altro che il 5% come siamo ridotti oggi, perché ne basterebbe una e diventiamo tutti santi. E se santi non diventiamo, vuol dire che tutte le cose che ho cercato di sintetizzare, qualcuna è da resettare. E quindi vi invito, se abbiamo qualcosa da correggere, a pensarci e a correggerlo, perché questa è la cosa più bella che esiste, ma gli effetti che produce sono proporzionati a come e a quanto bene noi la viviamo. Siamo lodati Gesù e Maria.